Chiamo sul palco il Irene Lanza. È tutto là. Sì. Tipo uomini e donne. Buonasera a tutti, io oggi sono qui per parlarvi di educazione e di innovazione. Di solito quando si parla di educazione si pensa immediatamente a una laurea, un appello d'esame, un diploma, ma io vorrei parlare di un altro tipo di educazione, educazione sensoriale. Non tutti sanno che ognuno di noi, chiunque tra voi, potrebbe imparare a vedere attraverso il suono. Questo cosa significa? Significa che chiunque può schioccare con uno schiocco di lingua o di dita, potrebbe ascoltare l'eco di ritorno e capire se davanti a sé c'è un ostacolo, in che tipologia di stanza si trova. Tutto questo forse per voi potrebbe non essere molto interessante, ma per una persona non vedente questo potrebbe cambiare letteralmente la sua vita. Fin dagli anni 60 si trovano articoli scientifici che parlano di ecolocalizzazione, di quanto può essere precisa, si può arrivare a una precisione di 10 cm a 1,20 m di distanza. Però ovviamente nessuno la conosce, nessuno la utilizza a parte piccole comunità a livello mondiale. Questo perché? Perché chi vuole imparare ecolocalizzazione deve pagare un insegnante privato per dei mesi. Questo significa un esborso sia di impegno che di monetario inverosimile. Allora io oggi sono qui per presentarvi Southside Training, una realtà virtuale acustica in cui chiunque può allenare il proprio udito a percepire gli oggetti e le stanze, l'ambiente, solo e unicamente attraverso il suono. Cosa significa? Southside Training è una realtà virtuale perché è tutta basata sull'acustica e per entrarci serve solo un microfono e un paio di cuffie. Sul microfono si dà lo schiocco iniziale, l'input iniziale, e si ascolta in real time come questo schiocco viene modificato dall'ambiente simulato. Ovviamente tutto questo sarà accompagnato da un metodo educativo, perché chiunque potrà avere l'opportunità di imparare al proprio passo, con i propri tempi. Chiunque tra noi, nel momento in cui ha voluto imparare a nuotare, non è andato in mare aperto, ma è andato in una piscina, in un ambiente simulato. Ci sono piloti di Formula 1 che allenano le loro capacità ogni giorno attraverso simulatori, non in pista. Quindi tutto il principio alla base non è niente di straordinario. Diventa più che altro il problema l'accettazione dell'ecolocalizzazione. E nei prossimi mesi noi ci occuperemo di fare una validazione scientifica di tutto questo attraverso tesi di laurea, ovvero andremo a provare quanto l'ecolocalizzazione può migliorare le prestazioni sportive di una squadra di arrampicatori, ovviamente non vedenti. Andremo a testare quanto attraverso il nostro software una persona non vedente, grazie agli allenamenti, può imparare a ecolocalizzarsi. Io fino ad ora ho parlato di un prodotto, ma vorrei anche fare un piccolo excursus sulle persone. Qui stiamo parlando di persone non vedenti, quindi in proporzione una persona su 20, che a livello mondiale si traduce in 285 milioni di persone. E nel momento in cui io sono entrata in contatto con loro e ho iniziato a parlare insieme a loro di innovazione, tutti loro non mi hanno detto che erano desiderosi di un'app che potesse vedere al loro posto, ma erano desiderosi di non essere visti solo per il loro handicap, ma anche per le proprie capacità. Questo io l'ho sempre sentito dire. E ho anche sentito dire a genitori con bambini, magari nati prematuri, che non hanno mai visto, espormi la propria difficoltà nel riuscire a insegnare la percezione del mondo a un bambino che percepisce il mondo in un modo completamente diverso dal tuo.
Southside Training proprio per questo dovrà essere di proprietà di tutti, accessibile a tutti, e noi prima di tutto metteremo il codice di Southside Training open source in modo tale che chiunque possa vederlo, migliorarlo e utilizzarlo. Perché come dicevo, prima di tutto e anche prima altri interlocutori prima di me hanno parlato del fatto che la sanità deve essere accessibile, la disabilità deve essere vista più come un valore che come un problema. E allora noi siamo qui oggi per questo, per far diventare questo progetto che è nato circa un anno e mezzo fa da un mio tirocinio al CERN, un'idea imprenditoriale che possa effettivamente avere un impatto non solo sull'Italia, non solo su Reggio Emilia, ma anche a livello europeo, a livello mondiale, perché non stiamo parlando solo delle poche migliaia di persone non vedenti che sono su Reggio Emilia, ma stiamo parlando dei 285 milioni di persone che sono nel mondo e vogliono finalmente essere visti per le loro capacità, non per le proprie incapacità o handicap. Grazie. Grazie. Grazie mille, è molto, molto interessante. Ci scusiamo se da oggi tutti voi avrete l'aeroportofobia, visto la musichetta che vi stiamo propinando, però è quanto mai necessaria.